Restiamo in consiglio per parlare di interventi di edilizia scolastica. Ce ne parla il consigliere della Lega, Iari Colla. È intervenuto, relazionato su uno dei provvedimenti discussi in aula, indirizzi e interventi per l'edilizia scolastica, per la messa in sicurezza soprattutto dell'edilizia scolastica. Sì, abbiamo approvato questo piano di indirizzo per i prossimi 3 anni che prevede appunto tutta una serie di accorgimenti e di interventi a favore del patrimonio scolastico lombardo. Sono interventi sicuramente interessanti e necessari. Volti alla risistemazione dei plessi scolastici, alla anche la possibilità di realizzazione ad esempio degli impianti, di impianti sportivi all'interno delle strutture scolastiche, con la novità di poter aprire questi centri sportivi non solo essere usufruiti dagli studenti stessi, ma anche da tutta la popolazione, magari nelle ore pomeridiane. La cosa invece che spiace constatare è che ancora una volta Roma ha trattato gli studenti lombardi come studenti di serie B, come l'ultima ruota del carro di questo paese. Regione Lombardia negli ultimi anni ha messo a disposizione 150 milioni di euro per risistemare l'edilizia scolastica. Spiace constatare che di questi 150 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione solo il 10% arriva tramite contributi statali, quindi il 90% degli interventi sono stati a carico della Regione e lo Stato ha messo a disposizione solamente 15 milioni di euro. Regione Lombardia avrebbe necessità per risistemare tutte le strutture scolastiche di 2 miliardi di euro. Il contributo statale è stato solamente di 15 milioni. Vale anche la pena ricordare che alcuni di questi interventi previsti nel piano riguardano ad esempio l'utilizzo di tecniche di bioedilizia, di bioarchitettura, di risparmio energetico all'interno delle strutture scolastiche. Ci sono anche interventi volti alla riqualificazione degli edifici stessi per quanto concerne l'eliminazione delle barriere architettoniche, e un altro elemento sensibile è quello che riguarda l'eliminazione dell'amianto nei plessi scolastici.